Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati nel nostro Vlogmas. Oggi fa freddissimo fuori, veramente tanto. Ieri sera si è abbassata a -8, che finora è quella più alta delle basse. Non so come spiegarvi. Stamattina facevano -5 alle 8 di mattina. Sì, ci siamo svegliate alle 5 di soprassalto. Perché il governo coreano ci fa sempre questi scherzetti, allarme a palla, tipo quello che era successo, allerta bomba dell'altra volta, stavolta nessuna allerta bomba per fortuna, c'era scritto che a 10 milioni di chilometri da qui c'è stato un terremoto e che non ci sono state vittime. Grazie per l'informazione, magari me lo potevi dire non proprio alle 5 di mattina con un allarme din 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 din, che noi così di soprassalto, meraviglioso, quindi poi mi sono rimessa un pochino a dormire. Qui sto facendo la mia colazione con le mie tortillas. E ieri ho ordinato Coupang il cavetto nuovo dell'iPhone. Perché mannaggina, mannaggina, mi si è rotto il cavo, quello del power bank. Ieri ho preso quello da Daiso, che cercherò di tenere fuori. E questo invece lo tengo indoor, insomma, dentro casa. Perché ho il MagSafe che adesso funziona e non funziona. A volte funziona, a volte non funziona. Poi in Italia, in teoria, io ho altri di questi cavetti. Però intanto, per non saperne leggere né scrivere, 17 euro. Qui siamo anche, signor. Il cagnolino che sta facendo la pappa, mamma mia, quanto è bravo, mamma mia, oddio, non ti strozzare per favore. Mi sono fatta una doccia, è passato un po' di tempo, ho messo a fare la lavatrice, quindi se sentite questo rumore è questo. Comunque mi sono stufata, cioè guardate, ogni volta che mi faccio una treccia poi ho tutti questi capelli di fuori, perché nel mentre che la faccio mi si incastra sta cacchio di curami, scusate il gesto, sta cacchio di curami con le antennine, si incastra ovunque, quindi praticamente io vivo la mia vita rifacendomi le acconciature. Ho preso appuntamento per rifarle prima di partire. Credo che andrò il 15, contate che io parto il 19. Parto tra 16 giorni. Non so come sentirmi al riguardo, ma tanto sarà tipo l'argomento fisso di tutti questi vlogmas praticamente. Comunque io parto, sì, il 19 da qui, tipo alle 2 di pomeriggio, e arrivo. Che è lo stesso giorno, praticamente, questa è un'altra magia del fuso, però alle 7 di sera a Roma. E stavamo notando, perché anche Jenna stava controllando questa cosa del volo, che per tornare, quindi dalla Corea all'Italia, sono 13 ore e 30. Mentre quando poi io dovrò tornare da Roma, qui in Corea, sono 11 ore. Cioè, che cosa succede in quel lasso di tempo di 2 ore e mezza esattamente? Sono troppo curiosa. Cioè, ok che le traiettorie probabilmente sono diverse perché altrimenti non si spiega. Però è assurdo. Sono quasi le 4 di pomeriggio, ridendo e scherzando. Mi è venuta l'idea di andare al mercato, questo qui vicino a casa, quindi dopo vi porto e vi faccio vedere. Chi segue tutti i video sicuramente saprà a cosa mi riferisco. Perché, nuova scoperta del secolo, che non so se quanto sia positiva, ma comunque, l'altro giorno con il signor fidanzato eravamo in giro, una certa gli faccio: andiamo lì, così mi consigli quale banchan prendere. I banchan sono i side dishes coreani. Se andate mai e vi capita di andare al ristorante coreano, vi porteranno tutti quei piattini piccolini con tutte cosette sfiziose, possono essere uova, verdure, di tutto e di più, e puoi scegliere cosa prendere. Il banchetto della signora dove sono andata l'altra volta ne dava tre, potevi sceglierne tre tra quelli che aveva, e c'era veramente di tutto: uova fatte proprio, uova tipo di quaglia marinate con la salsa di soia, c'era il kimchi di cetrioli, c'era la fish cake, che è una delle mie cose preferite, quindi insomma ho preso un po' di roba, buonissimo. Ma stavolta voglio provare un altro banchetto di una signora. Il problema è che è un po' più costoso, perché appunto la prima signora faceva 3 pezzi 5.000 won, questa qui ogni pezzo sono 3.500, quindi vediamo, perché altrimenti io torno dalla signora. Però devo andarci entro una certa ora, perché ovviamente poi chiude, e passo un attimo anche da Daiso così e riprendo il sapone per le mani. Molto interessante. Comunque, rispondiamo qui a un po' di domandine. Sara mi chiede: è davvero così difficile vivere in Corea? Molti dicono di sì. Allora, qual è il punto di, diciamo, la risposta a questa cosa che mi chiedi? È che molte persone vengono qui sperando di vivere quello che vivono quando vengono magari in vacanza, quello che vedono nei K-drama. È un po' una sensazione particolare, nel senso che io ve l'ho spiegato tantissime volte, la Corea non è assolutamente come viene mostrata, come ovviamente tutto il resto delle varie culture, tutto il resto delle varie città, dei vari paesi e così via. Mi piace mostrare ovviamente le cose belle, bla bla bla. Io lo sapete, ho vissuto qua un po' di tempo prima di trasferirmi e ho
ovviamente era differente anche la mia percezione, la mia sensazione. Non vi nego, non ve l'ho mai negato in questi mesi che mi avete vista prendere casa, fare i documenti, questo, quello, quell'altro, che sicuramente ci sono stati dei giorni un pochino più complessi di altri, dei giorni in cui avrei voluto solo stendermi sul pavimento e piangere finché non avevo più acqua in corpo. Però vabbè, capita sempre, capita a tutti, si va avanti e via. Però vivere in Corea non è sicuramente una passeggiata, ma per tantissimi fattori, cioè togliete la parte della lingua, comunque è un paese differente, lingua differente, cultura differente, quindi tolte tutte queste cose, diciamo, che sappiamo tutti, cioè è palese che io vengo qua e la lingua non la so. Cultura idem, cioè lo sappiamo che hanno delle abitudini differenti, hanno delle usanze differenti, quindi devi un attimo capire come comportarti, perché giustamente sei tu che vieni nel loro paese, quindi ci mancherebbe altro, sei tu che ti devi adattare, cosa che per come sono fatta io non ho mai avuto problemi sotto questo punto di vista, neanche sotto il punto di vista del razzismo. Molti dicono c'è tantissimo razzismo, sì, attenzione, però come esperienza personale io non vi posso dire niente, perché non mi è mai successo, se non una volta in un club di Hongdae, quando anche c'erano gli amici di Ross che erano venuti a trovarci, bla bla bla. Le cose difficili del vivere qua sono svariate. Prima di tutto sono poche le persone che ti vogliono aiutare, anche questo è una cosa molto di cultura loro, sono molto individualisti come mentalità, quindi è molto raro trovare qualcuno che ti aiuta, ma anche solo ti aiuta non perché non vuole aiutarti, ma ti aiuta perché magari può darti quel po' di tempo necessario. Qui vanno molto veloci, vanno molto spediti, non è come in Giappone che lì è follia pura. Ve l'ho fatto questo esempio forse, non mi ricordo a chi l'avevo detto. Io avevo visto una signora anziana col carrelletto sulle scale della metro, la metro piena di persone, non ci fosse stata un'anima, una che si è fermata ad aiutare questa signora in evidenti difficoltà con sto carrelletto per le scale, perché poi non c'era neanche l'ascensore. Quindi mi ha stupito, perché tipo in Italia, per quanto ok facciamo schifo a volte, va benissimo, magari sarebbe andata in modo leggermente diverso. Quindi ogni posto ha le sue virtù, ogni posto ha le sue cose positive e le cose negative, questo l'abbiamo già detto milioni di volte, ve l'ho già spiegato milioni di volte. Io ho vissuto qua per ora, sono quasi 7 mesi, in realtà mi trovo bene. Ovviamente non pensavo, ed era la cosa su cui contavo tra virgolette di più, non pensavo che la solitudine, 100.000 virgolette, fatemi passare questo termine, solitudine, perché poi non sono mai sola, è una solitudine interiore, il fatto di sapere di poter contare solo su di me e di cavarmela da sola. Questa è la cosa che mi ha stupita di più, perché io sono sempre stata iper indipendente, e quindi mi sono ritrovata in certe situazioni che mi sono appunto stupita da sola, perché non pensavo di reagire in determinati modi. A parte questo, in realtà io mi trovo bene, da quando ho tutta la mia stabilità, le mie cose, sto una pacchia. Però assolutamente vivere in Corea non è come ve lo mostrano, pure se venite una volta in vacanza e dite voglio venire a vivere qui, non è assolutamente questo la modalità di pensiero. Poi se vi trovate bene, meglio per voi, nel senso, quindi anche quando la gente mi chiede e mi consigli di venire a vivere in Corea, vorrei provare, vorrei fare, assolutamente liberi di farlo. Le esperienze variano da persona a persona e dipende anche cosa volete fare. Ci sono diversi metodi in realtà, se venite per studiare, se venite con la working holiday, quindi vi dico provate, cioè le brutte si può sempre tornare indietro, non succede niente, però almeno vi siete tolti questa cosa di dire l'ho fatto, sono comunque soddisfatta di averci anche solo provato. Detto ciò, prima che si fa tardi, adesso, visto che ormai ho la chiacchiera facile questi giorni, più che altro sapete cosa? Perché con il mio fidanzato parlo ovviamente inglese e il mio mezzo brook coreano, con Jenna ovviamente soltanto inglese, l'unica persona con cui parlo italiano la maggior parte delle volte è Rosalba, e questi giorni l'ho vista pochissimo perché ha preso il cagnolino nuovo e quindi sta tutta presa dietro alla cagnolina, e poi la settimana prima
prima, un casino perché ci siamo viste tipo forse una volta soltanto. Siamo un po' piene di robine da fare. E quindi questi giorni mi sto esercitando con voi in questi video per parlare in italiano. Cioè, sento un attimino, non mi ricordo anche questa cosa a chi l'ho detto. Forse l'ho detta al signor fidanzato. Ho detto, se ogni tanto magari mi prende, ti posso parlare in italiano? Cioè, sbrocco così e parlo in italiano. Perché poi lui è bravissimo, infatti devo stare molto attenta, lui è bravissimo a ricordarsi le parole che gli dico. Cioè, in generale lui ha una memoria super gigante, cosa che io non ho. E infatti ogni tanto guardiamo i film, tipo su Netflix c'è l'opzione audio in italiano, quindi io metto audio italiano e lui si legge i sottotitoli in coreano e ripete le parole che sente in italiano che gli ho detto appunto nel film. E io ogni tanto rimango scioccata e dico, ma quando ti ho detto questa cosa? L'altro giorno mi ha fatto panino col prosciutto, panino col prosciutto. Ma quando, a parte quando gli ho detto panino col prosciutto, lui mi fa, sì, perché una volta mi stavi spiegando panino col prosciutto, ma poi è una pronuncia perfetta, vi giuro. Assurdo. Non io col coreano, purtroppo. E quindi ogni tanto sbrocco e gli parlo un po' di italiano. Però appunto devo stare attenta perché devo mantenere la mia lingua segreta. Detto ciò, ora mi preparo, mi metto una giacca, un cappello, perché poi la faccia è quella che è. Vi posso dire, io mi sono tutta incappucciata, ma fanno 4 gradi. Cioè, per me è come se ne facessero 20. Perché letteralmente, guardate, oggi c'è anche un bel cielo tutto aperto. Comunque ora vado verso il mio mercatino di fiducia. Però come vedete anche lei, vedete, c'ho il mio giaccone così, ho preso la mia bustina. Sembra proprio una giumma che fa al mercato. Vediamo che cosa troviamo oggi. Step 1, solito Daiso di quartiere. Eccomi vivendo la mia vita da local. Era questa signora qua. Però vediamo se trovo anche l'altra. Allora, ho mentito a me stessa perché mi sono detta vado, prendo dei banchan diversi. Poi ero lì davanti alla signora carinissima. Però mi sono un po', perché l'altro giorno già nei cetrioli c'era tipo il polpo, la roba. Quindi ho detto no, 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 non è possibile. Ho paura senza signor fidanzato perché lui chiedeva. Io come tu chiedo cosa c'è dentro? Cioè, dopo posso pure chiedere perché lo so come si dice. Ma poi cosa risponde? Non lo so. Quindi meglio non chiedere. A volte è meglio non sapere. Meglio non lasciare la vecchia strada per quella nuova. Va bene così. Un attimo, sono passata al convenience store. Volevo vedere se avevano qualche panino o qualcosa, ma non c'è niente, quindi vedrò. Comunque adoro queste cagatelle, vi giuro. Vorrei troppo portarlo a Julix perché c'è solo l'ormone, non per altro. Vediamo, perché se non trovo qualcos'altro poi lo prendo. Vi mostro lo shopping. Allora, ho ripreso, vabbè, questo detersivo qua, il sapone delle mani, la ricarica, la Nutella perché aveva questo design di Natale e me l'ha venduta, onesta. E poi da Daiso costa meno di tutti, non ho capito perché. Poi ve l'ho detto, mi sta venendo il ciclo, quindi mi sono presa un Kit Kat Crunchy, Sangyeom Kimbap. Questi sono i contornini della signora. Vi faccio vedere perché vi giuro sono troppo carini. E la fish cake in realtà è facilissima da fare. Ora, loro la fanno spicy, tra virgolette, che ci mettono questa salsa rossa, ma in realtà non è spicy per niente. Vedete, è fatta così, con la cipolla. Cioè, è molto semplice, quindi la posso fare tranquillamente a casa. E appunto delle fish cake ne ho prese due. Mentre questo qua è il cetriolo, che è un altro dei miei preferiti quando lo fanno bene. Miam. E questo mi piace perché non è troppo aglioso. Ovviamente il kimchi qua vuoi non vuoi, c'è un sacco di aglio. Ai coreani piace l'aglio, non mi dire. Cosa che purtroppo io non sopporto. Quindi faccio un po' fatica a volte a trovare un kimchi, perché lo amo, però faccio fatica a trovarne uno che non sappia solo di aglio, tipo. Allora ve lo dico, il mio hobby preferito durante il Natale, jingle bell, jingle, e vedere i film natalizi su Netflix. Mi giuro, a volte mettono delle cagate pazzesche, o a volte è semplicemente sempre la stessa storia, o a volte ancora sono sempre gli stessi attori, tipo anche in questo film. Penso ormai li hanno tipo una lista e da quella lista prendono sempre le stesse persone, perché è impossibile. Però adoro, cioè, per quanto sono scontati e banali, ti danno quel comfort che ricerchi nei film natalizi. Vediamo com'è questo, vi farò sapere. Catering a Natale, una cosa del genere. Come sempre sembro la pelata, ma non ci facciamo caso. Siamo con la mia amica e anche Ami in taxi. Con la mia amica Ami. Ami, Ami, dici ciao. Ciao, dove stiamo andando oggi? Da Gucci. Oh, Gucci, dove è Gucci? Qui. Sto già fatto.
E quindi facciamo questo incontro, anche perché io poi adesso quando andrò in Italia mi starà con Ross e appunto i due cagnolini, quindi volevo fare un incontro preliminare. Bravissima, hai trovato la porta. Mi sono ordinata il Mac e adesso vedremo Hunger Games. Perfetto. Non è che mio, eh? She's back. Yeah. Are you liking watching Hunger Games? Yeah, it's good. Oh. Yeah, I'm surprised that I never watched it before. Ok, vediamo insieme cosa abbiamo ordinato. Se il Mac è diverso. Non mangio tanto Mac da quando sto qua in realtà. Questa volta l'ho preso perché dicevano che c'era il 1955, che è il mio panino preferito. E quindi voglio vedere se è uguale. Poi ho notato che qui non hanno le scatole, ma ti mettono la carta con questa cosa intorno. Poi vabbè, patatine. Le salse ho preso sweet chili sauce, cajun sauce. Da bere ho preso il milkshake alla vaniglia. Qui c'è questo tipo anello qui intorno. Non è lo stesso. Almeno adesso lo so.